Sarò molto breve, poi se volete parlare di pallacanestro sono a vostra disposizione. Questa era una partita di un coefficiente di difficoltà altissimo, perché rubo una frase al presidente della Sampdoria: la classifica non gioca. Questa era una squadra che nelle ultime settimane era cresciuta tantissimo, sto parlando di Napoli, una squadra che io continuo a dire ha qualcosa dentro di speciale, perché per come ha vinto il campionato l'anno scorso, assolutamente da sfavoriti, vuol dire che hanno qualcosa dentro di speciale. Hanno aggiunto un giocatore in settimana e, come volevasi dimostrare, direi che l'impatto è stato discretamente positivo, e noi arrivavamo da due sconfitte consecutive, per cui a livello psicologico questa partita era di una difficoltà mostruosa. Io posso solo fare i complimenti alla mia squadra, hanno fatto una settimana di lavoro straordinario e penso che questa sera per lunghi tratti si sia visto. Ancora un aspetto e poi mi taccio e sono a vostra disposizione: non faccio mai nomi e continuo a non farli, ma tanto ve ne accorgete da soli. Voglio sottolineare la prestazione di alcuni dei nostri giocatori che nell'ultimo periodo avevano meno spazio, che questa sera con tanto o con poco spazio hanno giocato una partita di una solidità straordinaria. Tanti di questi sono anche molto giovani, quindi i complimenti loro ancora una volta. Io ho finito, sono vostro. Allora, ti rispondo facendo prima una premessa. Io ho sempre allenato squadre con il peggior attacco del campionato e con la miglior difesa del campionato. Sempre, prima di questa. Dopodiché, siccome non detengo il verbo, io penso che noi allenatori dobbiamo adeguarci un pochino a quello che sa fare la squadra. Mi spiego meglio. E questa è la prima premessa. La seconda premessa è: quanto abbiamo fatto a Roma resta qualche cosa di inaccettabile e impresentabile. Fatte queste due premesse, se noi pensiamo, ti rispondo così Mauri, solo e poi vado sulla parte tecnica, se noi pensiamo che questa squadra sia una squadra che vincerà le partite 6-6-6-1, vuol dire che io e Marco Picchi quest'estate abbiamo sbagliato tutto, o meglio, se vogliamo vincere le partite 6-6-6-1, allora io e Marco Picchi siamo matti da legare, no? Perché questa è una squadra che è stata costruita con un filo logico che secondo me è ben visibile. È una squadra che gioca ad alti possessi, cosa che le mie squadre non hanno mai fatto, ma di nuovo in campo non ci vado io, ci vanno loro e cerco di proporgli quanto per loro è più funzionale, e quindi questa squadra vincerà le partite sicuramente non lasciando gli altri a 61, a meno che non troviamo una giornata di una squadra avversaria che gioca a tiro al piattello, ma per adesso non è successo. Quindi, fatta questa premessa, così almeno sgombriamo il campo per il proseguo della stagione. Allora, che piaccia o che non piaccia, questa squadra a 60 non lascia nessuno per caratteristiche tecniche. Il giorno che noi segneremo 60 punti e perderemo, è fuori discussione, ok? Allora, fatta questa premessa, hai ragione, nel primo quarto in area abbiamo subito troppo,
quello che c'era da aggiustare si è visto poi subito nel secondo quarto, perché onestamente noi abbiamo subito 23 punti nel primo quarto, abbiamo subito nella seconda parte dell'ultimo quarto 15 punti se non sbaglio, quindi negli ultimi 5 minuti, fate voi i conti perché io di matematica avevo l'asterisco, ma credo che nel mezzo li abbiamo tenuti veramente a basso punteggio. Quindi quello che dovevamo fare era, e lo abbiamo fatto, prendere confidenza, cazzo, dei nostri mezzi. Cioè, noi non possiamo stare a un metro dalla palla ad aver paura di che cosa. Allora, quello che è successo nella parte centrale della partita è stato che abbiamo messo banalmente i corpi addosso, abbiamo messo le mani sulla palla, e un conto è passare la palla a un bersaglio senza che nessuno ti mette pressione, un conto è passare la palla a un bersaglio con qualcuno che ti morde i garretti e con quello lì che deve combattere con qualcuno per ricevere. Molto francamente, perché tatticamente, ve lo giuro, non abbiamo cambiato niente per tutto il corso della partita, anzi in alcune situazioni siamo stati anche dopo un pochino non soft ma un pochino lenti. Per esempio, non so se avete notato che a un certo punto abbiamo fatto 2 o 3 raddoppi consecutivi su Basabe, non è che volevamo smettere, semplicemente dopo siamo stati anche lì un filo troppo frenati all'andare a raddoppiare, ma io sono convinto che questo si chiama fiducia e consapevolezza. Allora, questa partita ha dato una buonissima immagine. Noi non possiamo stare a guardare, noi dobbiamo essere aggressivi, noi lo abbiamo fatto, noi non lasciamo a 60 punti nessuno, perché noi questa sera tiriamo 71 punti dal campo e Napoli 57, a 60 non ci rimane nessuno, ma proprio nessuno. Difatti anche Napoli questa sera, è vero, segnando 15 minuti negli ultimi 5 minuti, dove forse ci siamo anche un po' rilassati perché onestamente la partita stava prendendo la giusta direzione, però comunque 70 punti li ha segnati. Chiaramente lavoriamo per migliorarci, facciamo culo così tutta la settimana, però ci sono tante cose da migliorare. Sono andato lunghissimo, ti rispondo dove può, in che cosa può migliorare questa squadra. Insisto in tutto, perché a un certo punto abbiamo smesso di perseguire obiettivi chiari in attacco. Per esempio negli ultimi 5 minuti stavamo andando completamente fuori tema, nel momento in cui abbiamo fatto un cambio decisivo per rimettere le cose a posto, siamo tornati a fare esattamente quello che volevamo in attacco. Quindi in attacco secondo me è capacità di perseguire gli obiettivi per la durata della partita. In difesa dice sì, torno a quello che ho detto prima, consapevolezza, aggressività, fiducia in quello che si sta facendo e che, credetemi, questi ragazzi in settimana si fanno veramente il culo proprio in quella cosa lì. Poi a volte ci riesce, a volte come a Roma, e sottolineo, inaccettabile di nuovo, non ci riesce assolutamente nulla. Però io di questa partita sono assolutamente contento da questo punto di vista. Non la dico. Io dico solo le cose brutte, le cose belle le lascio dire agli altri. A posto? Grazie, buona serata. Abbiamo giocato un match, direi, difensivamente all'altezza della necessità solo nei primi 15 minuti. Penso, avendo eccellente riscontro dalla immissione in squadra di Basabi, e però i confronti durano 40 minuti e direi che nel terzo quarto, che poi sia quello in cui si sia reso tutto più facile per Tortona, ci abbiamo messo anche un bel po' di precipitosità, di non sufficiente movimento della palla in attacco. Ritengo che nel complesso, nella valutazione, non vadano neanche sottacesi o sottovalutati i buoni
riscontri offensivi dell'attacco di Tortona. Sapevamo di dover giocare contro una squadra di grande talento offensivo che ha trovato, credo, com'è poi nelle caratteristiche di questa squadra, grande facilità di gioco interno fu esterno, cioè prendendo vantaggio sulle tacche, muovendo la palla, direi, in modo estremamente lucido sull'altro quarto di campo. Troppi tiri aperti che sono, credo, state la risultante della buona circolazione di palla di Tortona, per un verso, ma anche di nostri costanti ritardi in tutto ciò che riguarda il recuperare, fare close out, costringere l'avversario magari a cercare un ulteriore extra pass. È chiaro che nella nostra situazione un impatto così difficile, con una squadra oggettivamente anche con tanti esordienti in categoria, questo spesso stasera nel terzo quarto era evidente, significa anche perdere fiducia, convinzione, però dobbiamo avere la forza necessaria di non lasciarsi prendere in preda soltanto a valutazioni di tipo emotivo. Se guardiamo a ciò che eravamo in grado di fare anche soltanto 10 giorni fa, io credo che malgrado tutto, malgrado che oggettivamente stasera si potesse fare molto di più, io credo siano prevalenti i segnali di miglioramento rispetto a quelli di reiterazione di errori. Per certi versi forse la partita di stasera, che avete visto non essere stata senz'altro positiva da un punto di vista difensivo, ha visto però una prestazione, per ciò che riguarda certi frangenti di partita, più fluida offensivamente rispetto al match di domenica scorsa. Dobbiamo assolutamente trovare quella continuità che ci consente di avere eguale dimensione offensiva e difensiva, eguale attenzione ad aspetti in una metà campo e nell'altra, e fare di tutto ciò un fattore costante sui 40 minuti. Può sembrare su uno 0-6 una pretesa quasi come dire, ingenua, in realtà il sottoscritto è una persona con una cocciutaggine folle. Io credo che una squadra giovane come questa possa e debba non mollare la presa, non, come dicevo prima, non lasciarsi andare solo a stati d'animo, ma lavorare quotidianamente su tutto ciò che ci può consentire di dare una drastica inversione di rotta alle nostre prestazioni.